Valorizzare i giovani e in particolar modo c'è nella sua agenda un piano per modificare i test di ammissione all'università, visto che sono tutto fuorché valorizzazione di talenti a mio parere. Candidato Francesco, si è riferito alla mia recente visita a Melfi poco più di un mese fa e quanto mia vita è cambiata da allora per una decisione che ho preso, ma la sua è cambiata altrettanto. È cambiata altrettanto e non sono sicuro che avessi intenzione di entrare comunque in politica. In fondo noi vogliamo al governo lavorare per i giovani e per gli italiani del futuro. Non ha senso non cercare di avere il loro valore. Esiste sul programma da parte del governo, esiste una cosa bella che si chiama il Forum Nazionale dei Giovani. Io i dirigenti del Forum Nazionale dei Giovani per la due loro erano emozionati e tranquillissimi. Io credo che tutta l'azione che un governo, poi il governo di emergenza come il nostro, ha dovuto purtroppo ragionare appunto sull'emergenza e sapete che abbiamo dovuto prendere tanti provvedimenti che i governi del passato non avevano preso, quindi loro non gradevoli i provvedimenti, ma non i governi del passato, non i provvedimenti. Ma soprattutto quando uno ha davanti 5 anni come Parlamento che noi tutti leggiamo in anno, ho visto molti studenti provenienti dalla Basilicata, molti dei quali poi sono rimasti al nord, sono rimasti in altre parti d'Italia e è importante che ci sia qui più sviluppo economico in modo che. Grazie. No, poi chiamo Lino. Dell'Università di Basilicata, facoltà di economia aziendale, che tra l'altro ha avuto anche il professor